Bentrovati, nuova puntata di Attenti a quei due, come sempre, qui dagli studi di MTV con Andrea Bassanelli. Ciao Andrea. Ciao Alessandro e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Come sempre, ogni giovedì affrontiamo i temi della settimana politica che si è da poco conclusa per noi, giovedì su giovedì, e lo facciamo con degli ospiti sempre diversi, sempre nuovi, provenienti dal Consiglio Comunale di Terni, perché di questo noi Sì. parliamo della nostra città. E questa sera chi abbiamo ospite, Alessandro? Allora, abbiamo ospite Raffaello Federighi, coordinatore provinciale Alternativa Popolare. Grazie, Nonché innanzitutto. vicepresidente del Consiglio Comunale. Nonché vicepresidente del Consiglio Comunale. Grazie a voi per l'invito e ai vostri spettatori che speriamo crediscano. Sicuramente. E grazie a Francesco Filipponi, capogruppo Partito Democratico. Grazie a voi dell'invito. Bene. Allora, senti, tanto per iniziare così, mettere Così. un po' di carne al Beh, diciamo che fuoco. questa settimana ce ne abbiamo Sì. parecchie di cose da raccontare, da chiedere. Sì. Allora, io inizio con Francesco e poi tanto dopo giriamo la domanda anche a Raffaele. Leggendo giornali, siti, insomma, e quant'altro, Francesco, è azzardato dire che della giunta Bandecchi, oggi come oggi, quello più in difficoltà è Marco Iapadre? Ma credo assolutamente sì, a seguire tallonato dal mio amico assessore ai lavori pubblici Maggi dopo la performance dell'ultimo Consiglio Comunale. Ma ci apprestiamo, almeno leggendo insomma, i resoconti dalla stampa, ad una terza modifica in 3 mesi della regolamentazione della zona a traffico limitato, così come è stata ripensata, per carità, legittimamente dall'attuale giunta del sindaco Bandecchi. Leggo, perché ancora non abbiamo, diciamo, riavviato un nuovo confronto in Consiglio Comunale, leggo, di una nuova, interlocuzione, come se non ce ne fossero state delle precedenti, con, le associazioni di categoria e auspico, aggiungo, io con i residenti del centro storico che quantomeno sono parimenti interessati rispetto alle associazioni di categoria. Ho letto e condivido le osservazioni che ha posto all'attenzione della giunta Confartigianato, così come ho letto anche parimenti le proposte di Confcommercio. E devo dire che ho apprezzato anche le modalità con cui le associazioni di categoria si sono poste nei confronti della giunta comunale e dell'amministrazione comunale tutta. Credo che il confronto si sarebbe potuto svolgere sicuramente prima. La terza modifica in 3 mesi, anche alla luce delle discussioni che già ci sono state, degli emendamenti che sono stati approvati alle due precedenti deliberazioni, di cui ovviamente gran parte erano di minoranza, quindi con tutte le proposte integrative che come minoranza abbiamo fatto, ritengo che insomma, ci sia una criticità evidente. E tutte le amministrazioni storicamente di questa città che hanno quantomeno provato a mettere mano alla zona a traffico limitato, poi ne hanno sempre politicamente risentito in maniera pesante, anche elettoralmente. Questo è un dato storico incontrovertibile. Quindi ritengo sì che in questo momento diciamo, l'esponente dell'esecutivo comunale che sia più al centro dell'attenzione negativamente sia l'assessore Iapadre. Detto questo, noi poi dopo ascolteremo anche la versione della maggioranza. Detto questo, noi abbiamo segnalato fin dall'inizio alcune criticità che oggi ritroviamo all'interno dei documenti dell'associazione di categoria, così come abbiamo ascoltato e prima delle due precedenti deliberazioni e fatto delle proposte integrative a supporto di quelle che erano le richieste legittime, per esempio, dei pediatri e dei medici di medicina generale che poi hanno paventato il ricorso al TAR su almeno una delle due precedenti delibere. Quindi ritengo che il lavoro si sarebbe potuto fare comunque, ma in una maniera assolutamente migliore, perché insomma, l'ho detto e lo Meno ribadisco, traumatica, l'ascolto. e qui aggiungo, Raffaello, ma non si poteva fare, per carità, una novità,
rompe sempre lo status quo. Ma questa sembra una rivoluzione che, almeno a vedere così, scontenta tutti. Posso aggiungere una cosa, Raffaele, su questo? Scusami, ti passo subito la parola. La cosa che secondo me un po' più sconcerta i telespettatori è che, parlando con alcuni amici, anche medici, fra 3 giorni loro non sanno che devono fare, perché il permesso col 31 di marzo scade. Devono rinnovarlo? Punto interrogativo. Lo faranno, non lo faranno? La giunta deciderà, Bandecchi deciderà che azzera tutto, perché poi qui Bandecchi, la realtà è che spesso e volentieri il sindaco di Terni è un istrione, quindi potrebbe domani mattina cambiare tutte le carte in tavola e decidere, come ha detto, la ZTL, io la abolisco del tutto, tranne due strade e via andare. Che succede, Raffaello? Allora, prima di tutto, la cosa che vorrei puntualizzare è che non credo che ai telespettatori possa interessare il gossip su questo o quell'altro assessore. L'assessore Marco Iapadre gode della fiducia del sindaco, gode della stima del Consiglio Comunale, del partito, quindi non credo che sia un argomento in discussione. Mi trovo invece assolutamente d'accordo con il collega Filipponi, che io stimo, peraltro siamo entrambi vicepresidenti del Consiglio, lui di minoranza e io di maggioranza. Io condivido la sua affermazione, cioè che la materia della zona a traffico limitato è una materia delicata e controversa. A mio avviso è impossibile mettere tutti d'accordo, perché ci saranno sempre delle categorie, dei gruppi di persone che saranno d'accordo su un provvedimento meno su un altro. Quello che invece mi trova perfettamente d'accordo è la linea del sindaco Bandecchi, che io da sempre dico, se fosse presente a Terni 8 giorni su 7 sarebbe assolutamente meglio per l'amministrazione e per la città. Lui sostiene una cosa che io ho scritto negli anni passati, ovvero che la zona a traffico limitato a Terni non dovrebbe essere una questione ideologica, ma una questione pratica. Terni è una piccola città. Noi dobbiamo comunque favorire la vivibilità e lo sviluppo economico. Quindi zona a traffico limitato sì, ma molto contratta nelle dimensioni, perché dobbiamo assolvere a 2 principi fondamentali: la vivibilità della città, ma anche lo sviluppo economico. E da ultimo vorrei attirare l'attenzione dei telespettatori su un fatto fondamentale. Il centro città è, o dovrebbe essere, il biglietto da visita di una città, e dovremmo fare in modo che questo biglietto da visita la sera alle 17 non si spopolasse. Perché? Perché se si spopola il centro città, cioè se noi lo riduciamo a solo luogo di lavoro ma non abitabile, dove non ci sono attività commerciali, dove non è possibile vivere tranquillamente, inneschiamo un fenomeno pericolosissimo, ovvero lo sviluppo della criminalità. Perché? Perché il centro, abbandonato a se stesso dopo le 17, può presentare queste problematiche. Io ho letto interessanti studi al riguardo su sperimentazioni che sono state fatte in altre città, e tutte arrivano alle medesime conclusioni. Sì alla pedonalizzazione, ma attenzione allo spopolamento selvaggio, alla desertificazione. Quindi io ritengo che fare in modo che il centro continui a vivere anche al di fuori degli orari d'ufficio sia una garanzia di vivibilità per i cittadini, ma anche di controllo del tasso di criminalità. Questa non è un'opinione mia, ma la condivido pienamente, e sono esattamente in linea con quello che intelligentemente il sindaco Bandecchi ha detto. Perfetto. Senti, ma vogliamo essere cattivi? Ma io volevo esserlo subito. Siate cattivi. Io volevo esserlo subito, perché Raffaello ha detto una cosa, ha detto, se il sindaco Bandecchi fosse 8 giorni su 7 a Terni, sarebbe meglio. Allora dobbiamo essere doppiamente cattivi, tipo cattivissimo me, senza fare pubblicità a cartoni animati o altro. Raffaello
ha parlato di mio padre. Sì. Però non ha detto nulla di Maggi. Ma Maggi l'ha chiamato in causa Francesco. Allora, andiamo per gradi. Andiamo per gradi Vi contesto immediatamente. Io ho detto in apertura. È bellissimo, che Francesco. Non credo che i telespettatori interessi il gossip degli assessori. Quindi ho citato mio padre, ma la stessa cosa è l'assessore Maggi. Giusto, che giusto, perché sempre gossip. Sempre gossip. Sempre allora, gossip. Tra i gossip che girano per Terni, ma sai, qui il gossip purtroppo è materia non controllata di suo, c'è che Bandecchi come sindaco, da quando è sindaco, abbia discusso animosamente con almeno 1, 2, 3, 4, 5 assessori, non ultimo qualche giorno fa con uno di questi che è stato da poco nominato, il quale abbia detto che forse una gestione un po' più collegiale sarebbe il caso. Però io torno agli 8 su 7 che diceva prima Raffaello. Se il sindaco Bandecchi fosse più spesso a Terni, sarebbe meglio per tutti. Ma il sindaco Bandecchi a Terni ci è stato fino adesso poco e nei prossimi giorni ci sarà ancora di meno, visto che ha preso il camper e sta girando l'Italia. Ah, si è dimenticato una cosa Bandecchi forse, che il camper si girava bene Terni, Pavigno, Piedilugo, era facile con le scivoli. Terni, Aosta, Terni, Enna è un po' più complicato col camper. Francesco, tu che ci dici su questo? Ma guarda Andrea, io sinceramente non ho apprezzato la assenza del sindaco all'ultimo consiglio comunale e anche a quello precedente dedicato al question time. Durante l'ultimo consiglio comunale ordinario erano assenti sia il vice sindaco sia il sindaco, lo stesso al consiglio comunale precedente dedicato al question time. Io credo che non sia un segno di rispetto nei confronti della massima assise cittadina e per conto della massima assise cittadina per la rappresentanza di tutta la cittadinanza. Detto questo, io ho avuto anche insomma un confronto acceso con l'assessore Maggi all'ultimo consiglio comunale, perché nell'ordine ha ritenuto che gli atti della minoranza fossero tutte perdite di tempo. Non si fa politica con le segnalazioni sui social, e ha detto anche che i lavori pubblici competono alla maggioranza e alla giunta comunale. Ha inanellato una serie di errori che politicamente qualsiasi manuale che si occupa di politica ritiene assolutamente madornali, e io amichevolmente gliel'ho anche fatto notare. Tra l'altro non era nemmeno molto preparato rispetto agli atti e quindi insomma ha anche colto delle cose che erano al protocollo nonostante io glielo sollecitassi, e quindi insomma ritengo che ci sia anche una gravità, perché insomma dire che i lavori pubblici competono solo alla maggioranza o all'assessorato ai lavori pubblici o alla giunta, io credo che sia una roba che a Terni non si sia mai sentita, né con maggioranze di destra né con maggioranze di sinistra, perché insomma le discussioni ad esempio sul piano triennale delle opere pubbliche spettano, così come delle singole delibere spettano alla commissione prima e al consiglio comunale tutto poi. Quindi insomma poi ritengo anche che il partito di maggioranza che critica le segnalazioni sui social ed usa un'applicazione che tutti ormai conosciamo per ricevere le segnalazioni, credo che vada in autogol clamoroso. Quindi detto questo, io ritengo che sia grave l'assenza, perché almeno per quello che mi capita di vedere, avere la possibilità di avere la presenza di un sindaco 1/2 giorni a settimana, questo è quello che vedo io, credo che sia per la città di Terni una nota assolutamente negativa. Quindi quello che posso chiedere da consigliere di minoranza è sicuramente una presenza più cospicua, costante del primo cittadino, anche perché sennò il resto della maggioranza va in difficoltà senza gli show elettorali del sindaco Bandecchi. Quindi andate in difficoltà? Vorrei farvi notare preliminarmente che il sindaco Bandecchi è dotato di aereo personale, quindi non mi sembra un problema, ma ci ho detto, mi sembra una polemica sterile. Allora,
tutte le grandi personalità che hanno incarichi rilevanti non sempre sono presenti sul luogo. Non lo so, citiamo Cesare, Ottaviano Augusto, oppure per andare su personalità più vicine a noi, Napoleone. Non è che queste grandi personalità stavano tutto il giorno in ufficio, anche perché io mi domando, se tu stai tutto il giorno in ufficio, sei sicuro che svolgi efficacemente il tuo lavoro nei confronti dell'organizzazione che ti è stata affidata? Bandecchi ha sempre detto che lui sarebbe stato un sindaco con la valigia, inteso come una persona che promoziona la città non solo in Italia ma anche all'estero. Questo io credo che sia una cosa assolutamente positiva. Non si giudica il lavoro di una personalità, e quindi in questo caso del sindaco di Terni, sul tempo che trascorre dentro il suo ufficio. Lo si giudica sulla qualità del lavoro che lui svolge e soprattutto sui risultati che lui presenterà al giudizio della città. Quindi mi sembra una polemica sciocca. L'altra cosa su cui vorrei richiamare l'attenzione è che il sindaco ha costantemente confronti con la sua maggioranza, con la giunta, con il consiglio, con il partito, con me ha discussioni costanti, io ho discussioni costanti con lui. Alla fine di ogni discussione la stima reciproca cresce. Perché? Perché la valutazione interpersonale si basa sul confronto, e quindi solo discutendo, a volte anche animatamente, perché come vi ho ricordato l'altra volta nei confronti del vice sindaco, ve lo ricordo questa volta nei confronti del sindaco, sono entrambe personalità con carattere molto forte, fortissimo è anche il mio carattere. Bene. Quindi il confronto è sempre costruttivo, perlomeno io lo ritengo tanto. Benissimo, io però vorrei, mi piace, questa è una puntata particolare, siamo passati anche attraverso una citazione storica importante, quindi abbiamo confrontato e avvicinato il sindaco Bandecchi a Cesare Augusto, a Napoleone. Salutiamo anche Cecconi con gli Ascari. Ah, beh, sì, sì, beh, quello ci mancherebbe, noi ci mancherebbe. Porteremo avanti però stagioni. Cesare Augusto e Napoleone erano due condottieri. Andavano a fare campagne militari. Non mi risulta che Bandecchi vada a fare campagne militari in giro per l'Europa o per altre situazioni. Mi risulta che sta provando a fare una campagna politica, quello sì, elettorale, quello sì, con risultati che vedremo a brevissimo. Fino adesso, diciamo che a parte l'enclave Terni, non sono stati così soddisfacenti, ma tutto può essere. Il problema però che mi pongo io da cittadino è, bene, abbiamo un sindaco che è qui due volte alla settimana, nelle restanti volte governava il vice sindaco, oggi il vice sindaco è anche lui impegnato spesso e volentieri fuori Terni, chi governa? Chi governa questa città? Perché mi pare che se lo governa la giunta non mi pare che stanno andando molto, molto bene, discussioni animate, sconfessioni e quant'altro. Quindi, cioè, prima citavi Maggi, ma ne potremmo citare altre tre o quattro negli ultimi tempi. Io, guarda Andrea, parte nel ribadire quello che già ho detto nella mia risposta precedente al tuo quesito, del quale ti ringrazio. Io ritengo, insomma, anche l'ultimo consiglio comunale erano presenti, se non erro, 3 membri della giunta su 10, forse addirittura nell'arco della mattinata anche 2. Quindi, insomma, io ritengo che ci sia una mancanza istituzionale proprio. Quindi, oltre a mancare la figura di riferimento del primo cittadino, che mentre noi discutevamo all'ultimo question time di metà marzo era in diretta su Instagram al mercato settimanale, no, era prima al mercato settimanale di Perugia. Ah. Insomma, mentre noi discutevamo le interrogazioni, c'era una diretta Instagram con il sindaco impegnato in campagna elettorale. Credo che istituzionalmente quantomeno sia inopportuno. E quindi, insomma, ritengo che la mia richiesta, che non è soltanto la mia, ma è ovviamente quella della città, di avere un sindaco presente, io credo che sia una richiesta assolutamente
legittima. Quando non c'è il sindaco, c'è il vice sindaco, quando non ci sono entrambi è un mare magnum di caos generato, così come abbiamo visto nel corso delle ultime sedute, delle commissioni, ma anche con un impoverimento della discussione durante le sedute consiliari aperte al pubblico. Quindi io ritengo che istituzionalmente non sia il massimo della possibilità quella di non poter avere un confronto, non dico quotidiano, ma quantomeno bisettimanale con il primo cittadino. Credo che sia una carenza grave per una città di oltre 100.000 abitanti come Terni, anche perché in questi mesi di risultati eclatanti agli occhi della città, credo legittimamente, ma anche notoriamente, che non ci siano stati. Raffaello, però vai. Questa minoranza è troppo impostata, troppo legata ad un, non dico tanto a un buon tono, proprio a un modo di fare politica che non è quello che lo nuovo di Alternativa Popolare. Loro si sono predisposti anche mentalmente a cambiare completamente, no, il modo di fare politica. Mi sbaglio, Alessandro? Sì, però a questo punto, però capito, se tu fai così, Andrea, ma che faccio? Io devo giocare. Io dopo non posso non inserire, tornare sempre a quell'argomento solido che ci portiamo avanti dall'inizio delle nostre trasmissioni. Tutto questo, poi c'è la dittatura democratica, quindi anche se sono due gli assessori presenti, poco cambia. Allora, vorrei subito chiarire un paio di punti. Allora, la dittatura democratica è, diciamo così, una butade. In realtà a Terni, per fortuna, come in Italia, vige ancora una democrazia imperfetta, ma vige una democrazia. Vi ricordo che i padri costituenti, il loro faro era quello di evitare l'uomo solo al comando. Ci sono riusciti con quelli che i costituzionalisti chiamano pesi e contrappesi, e i critici della Costituzione li definiscono lacci e lacciuoli. In realtà, similmente al governo nazionale, il governo della città è basato su una serie di competenze che vengono diluite attraverso gli snodi della giunta formata dai vari assessori, del lavoro del consiglio comunale e delle commissioni. Quindi questa idea veramente bizzarra che c'è bisogno di un preside, un direttore didattico o di un maestro di scuola che sia presente H24 mi sembra una cosa assolutamente assurda. Ripeto, viviamo in tempi in cui la tecnologia ci consente continue interlocuzioni anche al di fuori della presenza fisica. Io costantemente, ma come me tutti i miei colleghi, hanno interlocuzioni costanti col sindaco, con il vice sindaco, con gli assessori, anche al di fuori della presenza fisica. Ripeto, capita spessissimo che al di fuori dell'orario di ufficio, inteso in senso lato, ma oggi non esiste più perché con i mezzi tecnologici oggi l'orario d'ufficio non esiste più, chiunque ha responsabilità istituzionali è impegnato H24, colloquia, interloquisce, prende disposizioni, dà suggerimenti al sindaco, con il sindaco, al vice sindaco, con il vice sindaco, con gli assessori, con il presidente del consiglio. Quindi dobbiamo uscire da questo cliché che veramente mi sembra sterile. Quello che interessa ai cittadini sono i risultati. Ora, è chiaro, prevengo la critica, no? Noi abbiamo una minoranza composita, perché poi è una minoranza composita, perché abbiamo una minoranza di centrodestra, una minoranza di centrosinistra. Questa minoranza composita... E premieri. Premieri che ancora non sa. Che ancora. Primieri, ma poi primieri, ne parleremo tra un po', eh? Primieri ci arriveremo, non ne ho dubbi. Ma questa minoranza, l'ho detto anche stamattina in commissione, evidentemente non ha metabolizzato un fatto fondamentale. Hanno perso le elezioni, quindi si diano pace, facciano una ragione. Serena coscienza delle loro attività. Hanno perso le elezioni, quindi perdendo le elezioni la minoranza non è che viene esclusa dalla dialettica istituzionale. La minoranza ha un ruolo importantissimo perché serve da sprone, da controllore,
dell'attività della maggioranza. Quello che io ribadisco fin dall'inizio è che io, salvo rare eccezioni, a volte devo dare atto al collega Filipponi che lui esce da questo cliché, ma al di fuori di sporadiche occasioni io non vedo contenuti, io vedo una opposizione che si basa essenzialmente sulla strumentalizzazione, sul formalismo, su quello che a Roma si definisce la buttiamo a caciara. Ma i contenuti dove stanno? Non ci sono contenuti, i contenuti sono basati sulle proposte, ovvero sui miglioramenti. Ok, allora, visto che ci avviciniamo alla prima pausa del programma, io lancerei il motivo su cui poi rientreremo. Perché prima Raffaello ha citato la sicurezza, ovvero dicendo se il centro si spopola si lascia spazio alla criminalità. Quindi la sicurezza è elemento importante per questa sindacatura. Eppure 60 devono essere... Ma arrivano i militari però. Però devono essere prima 60 assunti, poi diventavano 20, poi i 20 sono stati bloccati il concorso, poi arrivano i militari, tra un po' torniamo in studio e parliamo di cosa accadrà nei vigili urbani di Terni con Alessandro, Francesco e Raffaello. A tra poco. Non ve ne andate. Siamo tornati, ve l'avevamo detto, tranquilli, torniamo presto e torniamo con un argomento tra i più caldi, Andrea. Assolutamente, assolutamente. In questo periodo in città, vale a dire quello della sicurezza, tu hai fatto, prima della pausa, hai fatto un attimo un recap. Sì, allora, lo rifacciamo per chi magari si è un attimino dimenticato qualcosa. Questa consigliatura si apre con il sindaco Bandecchi che appena nominato dice noi investiremo moltissimo sul discorso sicurezza, anzi 60 dipendenti andremo a assumere, 57 devono essere in circa, tutti quanti saranno sulla... Tant'è che Lucio Nichinonni, assessore al personale, storse un po' la bocca inizialmente, ma non possono essere tutti fanti sulle sì. assunzioni, tutte quante sui vigili urbani, no, andremo lì, Lucio Nichinonni esce dalla giunta, si va comunque al concorso, il concorso non è più per 60 né per 57 ma è per 20, però 20 persone le assumiamo e invece no, 20 persone non si assumono più perché il concorso è bloccato, adesso ci dirà Raffaello il perché, ma nel frattempo Bandecchi rilancia e dice porto a Terni i militari perché il centro di Terni necessita di un controllo del territorio più forte. E quindi torniamo a Napoleone e Cesare Augusto. Partiamo dall'inizio, o meglio dalla fine. Ma davvero Terni ha bisogno dei militari? Allora, anche su questo devo fare delle precisazioni. È chiaro che voi mi state alzando la palla, per usare una terminologia che a voi vi è cara. Perché? Perché la sicurezza è una mia delega specifica, perché nella mia precedente attività professionale io ho avuto responsabilità operative anche in questa città. Devo dire preliminarmente che questo è un argomento complesso, delicato, su cui molte persone, siccome lo ritengono alla moda, intendono dire la loro con scarsa cognizione di causa. Cominciamo a fare chiarezza. Allora, la sicurezza è una materia esclusiva in ambito provinciale del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto, i cui membri permanenti sono il questore, che è anche il responsabile tecnico, il comandante dei carabinieri, il comandante della finanza. I compiti dell'amministrazione comunale sono, sceglietevi voi il termine, residuali o sussidiari. Quindi noi dobbiamo fare una cosa ben precisa, dobbiamo agire perché le condizioni di attività da parte delle forze di polizia si possano svolgere nella maniera migliore. Quindi cosa deve fare l'amministrazione comunale? L'amministrazione comunale deve aumentare e migliorare le condizioni di vivibilità, quindi una città che sia accogliente, che sia pulita, che sia ordinata, è la condizione migliore perché i fenomeni di microcriminalità non si possano sviluppare. Ricordo per qualcuno che i fenomeni di macrocriminalità si sviluppano in una situazione di microcriminalità crescente.
Quindi, per quanto riguarda Terni, facciamo subito chiarezza. Allora, Terni è una città sicura. Perché? Perché i reati sono in decrescita, tranne quelli per i danni al patrimonio e il traffico degli stupefacenti. C'è però un problema, che gli utenti, ovvero i cittadini, percepiscono un problema di insicurezza. Ora, è chiaro che il cittadino è il nostro datore di lavoro, quindi una volta che gli abbiamo chiarito, guarda che la situazione è come ti stiamo dicendo, però capiamo la tua esigenza e faremo tutto il possibile per aumentare la tua sicurezza anche sotto il profilo della percezione. Ora, il problema dell'utilizzo dei militari non è che è un'idea di Bandecchi, è un'idea sancita e regolata dalla legge 125 del 2008, che prevede sia per le città metropolitane sia per le città densamente popolate, quindi rientrerebbe anche Terni, il concorso alla vigilanza ad opera dei militari. È bene, è male, ognuno ha i suoi punti di vista. In linea di principio, io credo che i militari debbano essere impiegati per il loro scopo precipuo, però è pur vero che ci sono delle situazioni, e Terni potrebbe rientrarci, in cui una presenza di militari che svolgono un servizio di vigilanza costituisce un deterrente. Perché un deterrente? Perché l'impiego operativo poi dei militari dal punto di vista della sicurezza è sempre, diciamo così, residuale. Però la deterrenza è importante. Per quanto riguarda l'attenzione che Bandecchi ha sempre dato alla sicurezza, io lo condivido pienamente. Perché? Perché la sicurezza è un prerequisito. Se noi non garantiamo la sicurezza e il cittadino non la percepisce, le attività economiche non si sviluppano, certo, le attività turistiche non evolvono, il cittadino non circola, quindi noi abbiamo un noncumento oggettivo. Quindi è in questa direzione che è corretto l'azione del sindaco Bandecchi, della sua giunta e del consiglio comunale, per andare in una direzione di accrescimento della sicurezza reale e percepita, sempre sotto le direttive del Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica. Noi abbiamo degli incarichi, delle responsabilità che sono residuali, che sono concorrenti, ma noi non facciamo sicurezza, concorriamo. Ok, sicurezza. Francesco, io su questo vorrei subito intervenire con te. Sì. Il sindaco di una città, qualsiasi città, è il massimo responsabile locale per due fattori, sicurezza e sanità, è diciamo, l'istituzione che di questo si deve occupare, non avendo però competenze dirette, perché la sanità è competenza regionale e invece la sicurezza, come ci ricordava adesso Raffaello, è competenza del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Però il sindaco di Terni può attivarsi su una cosa, aumentare i vigili urbani, il concorso è bloccato. Ha fatto entrare in campo la vigilanza privata, però non l'ha concordato, non si sono concordati con prefetto e questore, tant'è che uno degli ultimi consigli ha detto pure che prefetto e questore non si sono attivati. Adesso suggerisce a prefetto e questore di mettere i militari in campo. Che sta succedendo secondo te? Ma guarda, innanzitutto alcune considerazioni rispetto alla fabbisogno, alla dotazione organica dell'amministrazione comunale di Terni. Noi nello scorso mese di dicembre del 2023 lo avevamo scritto in alcuni atti che le criticità da lì a poche settimane sarebbero sicuramente esplose. Da prima perché? Perché le considerazioni dell'allora assessore al personale Nichi Nonni le ritenevamo giuste, perché era il nostro stesso pensiero. L'amministrazione comunale ha bisogno di un turnover non solo
per la direzione afferente alla Polizia Locale, ma per molte altre direzioni, ad iniziare da quella per l'istruzione, in particolare nella fascia che compete alle amministrazioni comunali, quindi la primaria, lo 0-6 anni, perché insomma noi certo dobbiamo assumere personale educativo, ci sono delle graduatorie in essere da un concorso bandito nel 2022, come ci sono tante altre graduatorie in essere per altrettante direzioni fondamentali per l'amministrazione comunale di Terni, penso ovviamente allo sviluppo economico, allo sportello unico unità produttive, penso al tema del turismo, della cultura, dello sport e quant'altro. Quindi ritengo che poteva essere fatto un lavoro diverso di ingresso di nuovo personale in ricambio al personale che sta procedendo ovviamente verso la pensione, e che ovviamente anche la direzione polizia locale avrebbe potuto avere un consistente ricambio di personale. Che cosa è successo? Che all'interno del documento fattivamente erano previste solo 22 delle 60 assunzioni sbandierate per l'annualità 2024. C'è un concorso in essere per due funzionari di vigilanza categoria D che rimane tuttora vigente e quindi sta procedendo, mentre il concorso, quello più grande, quello più atteso, l'unico che verrà bandito di quelle dimensioni per il 2024 per il Comune di Terni, è purtroppo sospeso, come hai accennato Andrea. Quel concorso è sospeso perché non sono state in maniera preliminare suddivise le quote tra coloro che sono idonei ad altri concorsi pari grado, cioè idonei ad altri concorsi per istruttore di vigilanza per la Polizia Locale svolti in altri comuni o anche in altre province, la quota riservata a quelli che avrebbero dovuto svolgere le prove ordinarie del concorso. Quindi faccio un esempio: se 10 fossero stati dedicati agli idonei ad altri concorsi e 10 a quelli che avrebbero voluto fare le prove concorsuali, oggi probabilmente avremmo già una parte, insomma, okay, sicuramente quella degli idonei ad altri concorsi che era possibile insomma avere già sul territorio. Così le prove concorsuali sono invece sospese fino al mese di giugno, almeno fino al mese di giugno del 2024, quando verrà fatta una nuova rivalutazione, e a quell'epoca, quando saremo arrivati al mese di giugno, avremmo già ovviamente saremmo già arrivati alla metà dell'anno, con tutto quello che ciò comporta, anche perché poi il personale dovrà essere sicuramente formato, certo, e quindi non sarà in grado di operare nei primi giorni, nelle prime settimane, a stare stretti sul territorio, quando invece ce ne sarebbe moltissima necessità. E quindi io ritengo che poteva essere, anche sulla base delle sollecitazioni che rivendico, poteva essere fatto un lavoro diverso, anche rispetto alle altre graduatorie alle quali ho fatto riferimento, visto che non sono state utilizzate per far scorrere per le direzioni, quindi assumere dalle nostre graduatorie, potevano quantomeno essere cedute. In un primo momento il nostro atto in merito è stato bocciato, ora per esempio invece nell'ultima seduta di giunta hanno deciso di aprire le graduatorie. Quindi questa opposizione qualcosa di giusto lo ha anche fatto. E intanto prendi su e porta a casa, diceva quello. Qualcuno dice tanto sempre. C'è un'apertura, registriamo un'apertura. Sì, beh. No, è una curiosità, questa è una considerazione che facciamo semplicemente io e te. Il sindaco dice, basta, elimino la ZTL. Sì, via. Il giorno dopo dice, metti i militari, così imparate. Esatto. Prima la propria ZTL, ma è una battuta, ci mancherebbe altro. Domanda per voi, ma chi li paga e quanto costano le uova di Pasqua messe bella in piazza? Così, passiamo da un argomento all'altro. Ma le uova di Pasqua, quelle che stanno accanto alla fontana che non funziona? No, ma ogni tanto funziona pure, per carità, poi la gente va là e ci si fa i selfie, quindi probabilmente piacciono pure alle persone. La fontana, dicevano. Io parlavo della fontana che non funziona. L'altra, no, io mi ero fermato alla fontana sotto Palazzo Spada. No, c'è anche di là l'uovo di Pasqua, E io quella di là ormai l'ho fatto che è ingartata, un po' scartata. No, ce ne stanno parecchie di uova di Pasqua in giro per Terni. Detto questo, chi risponde prima dei due? No, rispondo io. Rispondo io perché a te toccherà dopo. Allora, io vorrei puntualizzare una cosa invece di fare benaltrismo. Allora, in modo che i cittadini
e gli spettatori abbiano le idee chiare. Allora, l'eventuale carenza del personale della polizia locale noi l'abbiamo trovata, non è che l'abbiamo creata, e l'abbiamo trovata per responsabilità di molteplici amministrazioni che si sono susseguite nel tempo. Quindi noi abbiamo trovato questa carenza e sempre noi abbiamo affrontato il problema e lo stiamo risolvendo. Ora, anche questo sarà bene chiarirlo, che nel momento in cui noi abbiamo assunto la responsabilità dell'amministrazione cittadina, noi eravamo in una situazione di dissesto e non avevamo un bilancio previsionale, che è lo strumento che ci consente di operare. Ora, noi abbiamo, diciamo così, superato la fase del dissesto, abbiamo predisposto uno strumento valido, che è il bilancio previsionale, che è comunque un documento politico, perché si fanno delle scelte, e per esempio una delle scelte fondamentali è stata quella di investire sulla sicurezza piuttosto che su altro. Certo. E l'amico, piuttosto che sul welfare, l'amico e collega ex assessore Nichi Nonni ha criticato questa parte, no? Giustamente secondo il suo punto di vista, ingiustamente secondo il mio. Perché? Perché l'ho detto prima, la sicurezza è un prerequisito per tutto il resto. Quindi noi abbiamo trovato il problema e lo stiamo risolvendo. Ci metteremo una settimana in più, pazienza. Quello che è importante è che noi andiamo a risolvere questo problema. E andiamo a risolvere questo problema nell'interesse dei cittadini. L'interesse dei cittadini non è il tecnicismo, l'interesse dei cittadini è vedere accresciuta la sicurezza reale e quella percepita. Scendendo dai rami, ma questa era una puntualizzazione importantissima, quello che voi dite è interessante, ma io vi vorrei ricordare che il decoro urbano, anche questo è un prerequisito importante. Allora io devo dirlo non solo come amministratore cittadino, ma anche come cittadino ternano. Io non mi ricordavo una città così viva fin dai tempi del compianto sindaco Ciaurro. Io mi ricordo che a quell'epoca servivo il mio paese principalmente all'estero, tornavo abbastanza raramente a Terni a trovare i miei genitori che all'epoca erano vivi, e vedevo una città in fermento, una città dinamica, una città che cambiava sotto gli occhi di tutti, una città che si abbelliva. Ecco, io devo dire con grande soddisfazione che la intuizione che Bandecchi ha avuto di curare, oltre che la sicurezza, oltre che i conti pubblici, anche il decoro della città, è una cosa importantissima, perché una città che è bella è una città accogliente, una città che è accogliente è una città che ha tutti i presupposti per svilupparsi economicamente. Io devo dire, e questo lo dico senza tema di smentita, che finalmente ho visto la città viva, finalmente ho visto cittadini in giro per le vie della città, ho visto turisti, e sempre il giudizio è stato positivo. Fin dall'inizio di questa lunghissima kermesse decorativa io ho sentito solo apprezzamenti positivi, e criticare mi sembra che sia non solo ingiusto, ma facile. Stupido. Facile, no, facile. Qui faccio un mea culpa, nel senso che io sono stato uno di quelli che lo continuo a sostenere. A me questa il viaggio di Babbo Natale, le uova di Pasqua, i cuori, diciamo che non mi hanno fatto impazzire. Però, diceva prima giustamente Alessandro, io vedo tanta gente che si è fatta i selfie, tanta gente che comunque ha apprezzato questa cosa. Ora, Francesco, bene, hanno fatto una cosa buona. Quanto è costato questo giochino? Perché mi risulta, allora, che... Allora, questo giochino è costato... Prego, prego. No, scusami. Mi risulta che la prima tranche erano 500.000 euro, grosso modo. Allora... Più poi le uova di Pasqua, che però ancora non si sa. 500.000 euro fino a San Valentino. Esatto. Da San Valentino in poi abbiamo... stamattina abbiamo avuto una, diciamo, discussione con rendicontazione di 70.000 euro, circa, per le manifestazioni valentiniane, quindi l'acquisto dei drappi, l'acquisto dei fiori, i banner pubblicitari e le altre manifestazioni.
in due diverse e distinte iniziative e gli affidamenti sono stati fatti senza comparazione di più preventivi. Mi scuso, ti interrompo. Nei 70.000 ci stanno anche i calendari? Nei 70.000 non ci sono i calendari e non ci sono le uova. Ah, ecco. Stamattina abbiamo chiesto spiegazioni rispetto alle modalità con cui sono state eventualmente acquistate o comunque affittate e messe a disposizione della città, ma la direzione attività finanziarie ci ha semplicemente detto che quella direzione non se ne è occupata. E quindi, insomma, abbiamo chiesto approfondimenti che auspico arriveranno nei prossimi giorni, da qui alla discussione al prossimo Quindi consiglio. Almeno 570.000 sono state spese. Almeno 570.000 tra Natale euro. E Pasqua per l'abbellimento della città. Benissimo, opera meritoria. Questo ricordo è. Che 350.000 era il capitolo di spesa per il welfare, mi sbaglio? No, non ti sbagli. Quindi queste sono le proporzioni. Quindi io avrei preferito quantomeno il contrario. Quindi investire una cifra del genere rispetto al welfare piuttosto che diciamo utilizzare in maniera, per carità, legittima risorse così ingenti per un abbellimento che dura insomma un paio di mesi circa. Detto questo, hai fatto riferimento purtroppo, devo dire, al tema anche dell'abbellimento vicino a uno degli attrattori maggiori che abbiamo in città, che è la fontana di Piazza d'Acido, che quantomeno insomma è chiusa purtroppo da 3 mesi, e quindi auspichiamo che nel prossimo mese di aprile possa essere riaperta e rimessa a disposizione della cittadinanza. Detto questo, ascoltavo alcune considerazioni del mio collega, del consigliere Federighi, e quindi paragoni con amministrazioni precedenti. Purtroppo la città di Terni, abbiamo fatto anche da poco un'interrogazione in merito, la città di Terni ha perso rispetto agli anni 2009 e 2010 quasi 10.000 residenti. Siamo ormai a 105.000 residenti nella nostra città, quindi altro che fiorire progetto 300.000. I dati che venivano richiamati sulla presenza di pubblico è purtroppo pubblico che viene o dalla nostra città o dalle città limitrofe, quindi della provincia, purtroppo, o anche magari della regione. Purtroppo non c'è pernottamento, non c'è flusso turistico. I dati rispetto al 2023, dei primi 2 mesi dell'anno, sono purtroppo con un trend in negativo, e anche rispetto al 2022, senza andare poi a riferirci all'era pre-Covid, insomma, quando le differenze sono purtroppo siderali. Quindi io ritengo, un conto è lo show, un conto invece sono i risultati concreti. Però ribadisco, io li avrei investiti in maniera invertita per il welfare. Almeno piuttosto per il welfare. Esatto. Noi stiamo andando verso la conclusione della trasmissione. Sì. A questo punto io vorrei avere da voi una considerazione in merito alla presa di posizione del Cavaliere Arvedi delle ultime ore, che ha deciso, ha preso carta e penna e ha scritto alla città, e ha chiesto tra gli altri un confronto per individuare gli obiettivi di sviluppo di Terni. Presentate Alternativa Popolare, presentate Partito Democratico. La città è pronta per questo confronto? Il Cavaliere Arvedi è sempre quello che Bandecchi disse che gli doveva dare quanti miliardi chiese a... per la bonifica? No, qui me li sono persi. Erano parecchi. Detto questo, però adesso dell'Enel. È una presa di posizione importante quella di Arvedi, quindi di AS. Certo. E chiede appunto alla città, ma la città è pronta? Uno scatto d'orgoglio, se non altro. Raffaello. Calma. Allora, vorrei prima di tutto uscire da una visione miope e vi vorrei domandare a voi, ma vorrei domandare anche a qualche critico, quanto sarebbe costato non fare quella decorazione, non fare quell'abbellimento? Questo nessuno se lo domanda. Allora io tendo a precisare questa cosa. L'abbellimento, l'attività di decorazione della città, non è fine a se stessa, serve allo sviluppo economico. Probabilmente se non l'avessimo fatto, oltre a deludere buona parte dei cittadini che l'hanno apprezzato, vero, non avremmo
provocato una accelerazione dal punto di vista dello sviluppo economico che ci è stata confermata da più associazioni di categoria. Detto questo, o ci ho detto come preferite, quando voi andate ad affrontare l'argomento AST è un argomento delicatissimo che come la sicurezza richiederebbe forse più puntate. Allora, anche su questo argomento occorre avere competenza, occorre avere buon senso. Faccio notare ai telespettatori che Terni è sempre stata una città fabbrico-centrica, ma dobbiamo anche avere in mente alcuni dati, che sono i dati che guidano l'attività decisoria. I dati sono che negli anni 60 la fabbrica aveva 15.000 dipendenti. Quando sciaguratamente, sottolineo sciaguratamente, l'ho detto sciaguratamente, sì, lo ripeto, quando sciaguratamente, ad opera di personaggi che noi ben conosciamo, la fabbrica è stata privatizzata, ne aveva 9.000 di dipendenti. Dalla privatizzazione ad oggi i dipendenti sono scesi a 2.300, spesso in cassa integrazione. Questo ci dice che il trend dovrebbe indurre qualche preoccupazione. Allora, chiunque dice che noi siamo contrari alla industria pesante non cita Bandecchi, che vorrebbe anzi una indipendenza energetica e di produzione dell'acciaio. Noi siamo assolutamente a favore della fabbrica, ci mancherebbe altro. Quello che diciamo sono due cose ben precise. Uno, che non mettiamo tutte le uova nello stesso paniere, quindi ci immaginiamo anche una città che possa avere un'economia sussidiaria, alternativa e diversa. L'altra cosa che diciamo è che l'attività della fabbrica deve proseguire nel miglior modo possibile, ma non ci deve uccidere i cittadini. Quindi il discorso dell'attività industriale deve essere compenetrata con la salvaguardia e la tutela dei cittadini. Okay. E questo è quello che stiamo facendo. Bene, Francesco. Sì, velocemente cerco di dire il mio punto di vista in merito a questo. Intanto nell'esame del bilancio preventivo del Comune di Terni e del documento unico di programmazione è stato approvato un nostro emendamento con cui chiedevamo al sindaco Bandecchi di siglare l'accordo di programma, perché diversamente sarebbe a nostro avviso una follia che la città non meriterebbe. Quell'emendamento è stato approvato e auspichiamo che la firma dell'accordo di programma per AST possa avvenire già nelle prossime settimane insieme al Ministero e alla Regione dell'Umbria e ovviamente insieme ad AST. Noi dal nostro punto di vista ringraziamo il Cavaliere Arvedi per quello che finora ha fatto per le nostre acciaierie e auspichiamo che il lavoro che è stato improntato dal Cavaliere Arvedi in questi mesi possa proseguire e possa sicuramente far migliorare lo sviluppo della fabbrica e possa anche portare maggiore occupazione nella nostra città e tutela dell'ambiente. Sono pronti? A noi l'importante è questo, perché poi questo sarà inevitabilmente un tema che seguiremo. Siamo contenti. E noi alla chiusura. Siamo contenti, eccoci qua, siamo alla chiusura della nostra puntata. Siamo contenti di aver trovato anche un clima questa volta molto disteso e molto tranquillo. Sì, sì. Grazie Andrea, grazie Raffaello Federighi. Vorrei un'ultima battuta, proprio un'ultima battuta. Un grande Papa diceva non abbiate paura, non abbiate paura. Noi non abbiamo paura come amministrazione comunale di amministrare. Bene, siamo contenti. Però se fa così non posso non chiedere, è finita Pasqua, ma dopo a posto delle uova che ci mettete? Ce lo dirai la prossima volta. La prossima volta. Grazie a Francesco Filipponi, grazie a Raffaello Federighi, ovviamente Partito Democratico Alternativa Popolare, grazie a tutti quanti voi, appuntamento. Grazie Alessandro. Settimana prossima. Alla prossima.